Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con una notizia che arriva da Castellanza. Tragico ritrovamento questa mattina a 200 metri dalla stazione ferroviaria. Un macchinista ha notato un corpo esanime e ha lanciato l'allarme. Tutti i dettagli nel servizio di Veronica De Riu. Siamo alla stazione di Castellanza, fra i binari, dove questa mattina alle 7 è stato ritrovato il corpo senza vita di una persona, probabilmente investito da un convoglio. Non si sa ancora bene a che ora sia successo, quando se ne sta occupando la Polfer. Probabilmente si è trattato di un gesto volontario, quantomeno una persona che volontariamente è passata dai binari. Passando appunto da questa zona dove non ci sono controlli, dove si può scendere, vedete, e arrivare tranquillamente al bordo dei binari, camminare. Questa è la direzione di Busto Arsizio, dove appunto poco più avanti la persona è stata investita da un convoglio. Droga liquefatta e nascosta in bottiglie di rum è solo uno dei tanti accorgimenti escogitati dai narcotrafficanti e scoperti dalla Guardia di Finanza di Malpensa. Sentiamo un bilancio dell'attività delle Fiamme Gialle in questi mesi estivi. Avevano portato la droga allo stato liquido per camuffarla all'interno di bottiglie di rum provenienti dal Sud America. Poi, una volta arrivata a destinazione, lo stupefacente sarebbe stato estratto e riportato allo stato solido. Uno stratagemma adottato nel tentativo di passare indenni ai controlli nell'aeroporto di Malpensa. Questo è solo uno dei casi più curiosi di traffico di droga scoperti dalla Guardia di Finanza durante i mesi estivi nello scalo varesino. Ma non sono nemmeno mancati i metodi più classici, come l'occultamento delle sostanze nei doppi fondi dei bagagli, nei contenitori per gli alimenti oppure negli ovuli ingeriti dai corrieri. Il bilancio è di 8 narcotrafficanti arrestati, 5 passeggeri denunciati a piede libero e 304 kg di sostanze stupefacenti sequestrate. Tra questi c'era anche la cocaina rosa, così chiamata per via della sua colorazione e la cui diffusione è in aumento all'interno del mercato illegale degli stupefacenti. Il pullman azzurro della Polizia di Stato per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale ha fatto tappa oggi a Varese. Vediamo il servizio con le immagini di agenzia Blitz. Sarà una domenica piovosa quella che attende il Varesotto e tutta la Lombardia. Dopo un sabato variabile, una perturbazione guasterà l'ultimo giorno della settimana. La Protezione Civile della Regione Lombardia ha emanato un'allerta arancione per temporali sulla zona dei laghi e delle Prealpi Varesine, che sarà in vigore dalle ore 6 di domani mattina. A partire dalla stessa ora, l'allerta invece sarà gialla sul nodo idraulico di Milano. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, domani il cielo sarà via via sempre più nuvoloso. Le piogge, inizialmente deboli dalla tarda mattinata, potranno assumere carattere di rovescio o temporale a partire dal pomeriggio. Temperature massime in discesa tra i 22 e i 27 gradi, pressoché stazionarie le minime tra i 18 e i 21 gradi. La tendenza per la prossima settimana vede invece prevalenza di sole per le giornate di lunedì e martedì, mentre mercoledì potrebbero tornare i temporali. Restiamo sempre a Varese. Questa mattina in Sala Veratti è stata inaugurata la mostra che espone le maglie dei campioni del ciclismo. Era lì per noi Sergio Gianoli. Le immagini sono di agenzia Blitz. È stata presentata questa mattina presso la Sala Veratti di Varese la mostra Fascino Mondiale, la maglia iridata. È un'iniziativa voluta dall'Associazione Tre Valli Varesine nel contesto della prima edizione del Binda Cycling Festival. È stato proprio Alfredo Binda a vincere la prima edizione del campionato del mondo nel 1927 e la sua maglia è una tra le 15 esposte nella Sala Varesina, che prevede anche l'esposizione di numerose fotografie e di numerosi articoli di giornale, tutte relative alla rassegna iridata. Ad inaugurare la manifestazione è stato il campione del mondo di Goodwood 1982, Giuseppe Saronni, e questa mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 13 ottobre, con le aperture al venerdì dalle 15 alle 18:30, sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e nel pomeriggio. E in occasione delle gare della società ciclistica Alfredo Binda nei giorni 5, 6 e 8 ottobre, durante tutta la giornata.
E sempre questa mattina in centro a Varese è stata presentata la squadra di hockey dei Mastini, che questa sera si misurerà con il Como. Vediamo il servizio di Matteo Floccari, le immagini sono di agenzia Blitz. Dopo la presentazione ufficiale di questa mattina nel centro della città di Varese, i Mastini sono pronti a scendere nuovamente in pista per la seconda delle tre amichevoli in programma. Alle 19 alla 5 Ice Arena la squadra di Coach Glavic sfiderà il Como in un test che comunque sarà, insomma, sempre un po' particolare, trattandosi della squadra più vicina, della squadra con la quale c'è più rivalità. Sarà interessante sicuramente vedere quali saranno le indicazioni tattiche che usciranno da questa partita, al netto del fatto che si tratta ancora di 60 minuti di gioco in piena fase di lavoro, in piena fase di carico anche dal punto di vista fisico, in vista poi dell'inizio di campionato che sarà il 21 settembre, sempre in casa contro il Dobbiaco. L'ultima amichevole si giocherà ancora alla 5S Arena sabato 14 settembre alle 18:30 contro gli svizzeri del Bellinzona. Infine il calcio. Domani in città di Varese sfiderà la Vogherese. Sentiamo le parole dell'allenatore Roberto Floris, intervistato da Silvio Tranquillini. Roberto Floris, dopo la corroborante vittoria in Coppa Italia contro la Varesina, inizia il campionato e da oggi veramente si può dire che bisogna far sul serio. Sì, sul serio lo facciamo già domenica, però bisogna, come dicevo prima, resettare tutto, bisogna dimenticarsi della partita contro la Varesina, che è stata sicuramente una buona prestazione, bisogna migliorare sotto certi aspetti. Domani è una partita alquanto difficile in uno stadio dove c'è tanto pubblico, dove hanno una buona tifoseria che li sostiene. Dobbiamo avere un approccio alla gara importante e dobbiamo essere concentrati e saper soffrire perché sicuramente ci sarà da soffrire. Ora le anticipazioni di quello che potrete trovare sulla prealpina di domani in edicola e in edizione digitale. Passo la parola al collega Marco Croci. Grazie Paolo. Emergenza medici di base in provincia di Varese. Si stima che ne manchi una cifra che si aggira tra 60 e 100. Per questo è stata lanciata una raccolta firme affinché le istituzioni intervengano. Già raccolte quasi 20.000 sottoscrizioni. Barbara Zanetti spiega proprio questa iniziativa sul giornale di domani. Oggi Salvini è in provincia di Varese e tutti si attendono lo storico abbraccio con Umberto Bossi, la cui falsa notizia della morte alcuni giorni fa ha fatto il giro del mondo. Sulla prealpina di domani Nicola Antonello ci racconta com'è andata questa giornata varesina del ministro. Poi fine settimana con tanto sport e manifestazioni importanti, oggi è iniziata la festa dello sport di Gallarate che avrà il suo clou domani con la Gallaran 10 per le vie della città. Sesto Calende premia i suoi benemeriti mentre oggi è il turno della Pro Patria che gioca la terza di campionato. E infine il Gran Premio, città di Varese alle bettole, clou della stagione ippica. Grazie Marco, si conclude così il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it è per domani alle 19. Buona serata e buona domenica.